adesso si parla molto anche di della infrastruttura di Montesinghia. Io sono commissario anche di Montesinghia da qualche mese. In quel caso Montesinghia è, no, l'ennesima mancata realizzazione verso il ministro, ultimamente il nuovo ministro, anche su Instagram, no, fa molto riferimento alle opere commissariali, tra cui no, per questa 117 c'è pure la nostra. Ed è lì un'altra scommessa, ma in cui si va ad incentrare questa trasformazione, questa prospettiva del porto, cioè fare una nuova piattaforma. Ci sono 194 milioni di euro divisi tra varie fonti finanziarie, nuovo collegamento, che è quello che è stato fatto vedere, no? Nella terza dimensione temporale del lungo periodo, quindi c'è una prospettiva. Anche in questo caso ci sarà una transizione a che cosa? Ad una possibilità di collocare alcune funzioni all'interno dell'infrastruttura di Montesinghia. E quindi, da un lato, velocizzare le opere, bonifica, l'allettamento delle banchine, reperimento di aree per andare a fare quello, però al di là di questo, con il porto andremo ad allocare una nuova funzione, in questo caso quella di un'infrastruttura che nasce come una componente onshore di un progetto offshore, quindi vocazione contenitore. Andremo a vedere se questa è la effettiva migliore soluzione per il porto, e pian piano però bisogna dire di transire, di fare, no? di ridare anche un po' di ordine al layout di tutti i nostri terminal utilizzando questa infrastruttura. Transizione che ci sarà anche per esempio nel waterfront. Noi abbiamo dei temi importanti da svolgere, abbiamo delle risorse per disegnare il waterfront sia a Venezia che a Marghera che a Chioggia. Anche in questo caso andremo a studiare tutta una serie di alternative che portano poi alla scelta migliore per Venezia. Secondo me l'autorità pubblica ha questo dovere, cioè evitare di innamorarsi dello slogan, della soluzione, no? Quando abbiamo fatto un accordo per Chioggia, che era un accordo preliminare, un documento di pianificazione strategica di sistema, la cosa è dove lo mettiamo in mercato. Non te lo dico dove lo metto al mercato, perché non te lo dico fin tanto che non ho responsabilmente valutato dove è l'ideale di fare il mercato, così come la parte di waterfront che andremo a utilizzare e a razionalizzare con le risorse che abbiamo, no? lato Venezia, centro storico, Scommenzera, Santa Marta, San Basilio, anche quello abbiamo risorse pubbliche per valutare delle alternative. Marittima, anche qui un altro tema molto, no, dove c'è un grande che ne facciamo della marittima. La marittima è un'infrastruttura che serve per le crociere. Cosa dobbiamo farne? Verosimilmente dobbiamo fare le crociere, poi, ovvero dobbiamo studiare tutto quello che si può fare garantendo l'accessibilità nautica attraverso il paranormale. Quindi una volta che avremo studiato tutto quello che si può massimizzare con la stessa attenzione della di cui alle simulazioni, intervento minimo, sicurezza e quant'altro, a quel punto si porrà il tema di eventualmente dove ci fossero delle parti di infrastruttura residuali non utilizzabili a fini crocieristici, si studierà un altro studio portuale, perché siamo all'interno del porto. Questa cosa è una cosa da valutare e da considerare, portuali, che vuol dire anche funzioni poi che hanno un'interferenza porto-città, però questo è il corretto modo secondo me di fare. Quindi riprendendo proprio gli hashtag che sono usciti, no? dare prospettive, ma attraverso una conoscenza, un'analisi, una valutazione che poi ovviamente incontrano il necessario confronto sia dal punto di vista politico sia dal punto di vista, ma soprattutto con gli stakeholder, con quelli che lavorano nel porto e nel caso delle aree porto città con i cittadini. È l'ultimo punto interessante, no? Se la coesistenza è possibile. La coesistenza è già esistente, non è solo possibile, da un certo punto di vista è necessaria. Andiamo a tutti noi, bene o male, quando andiamo in vacanza, quelli che lavorano in ambito portuale alla fine riescono comunque ad andare sempre in vacanza da qualche parte dove ci sta un porto,
e mandano delle grandi foto a tutti i colleghi dicendo: guarda, qui arriva la nave da crociera vicino a un cumulo di rinfuse, ma c'è anche un bellissimo ristorante, c'è anche una pista ciclabile, si arriva in tram direttamente sulle piattaforme. Sembrano cose che sono, no, non replicabili, secondo me bisogna andare un po' oltre, bisogna credere che a Venezia, proprio perché a Venezia si possono fare cose che in altri posti evidentemente non sono fatte. La sfida è molto più alta, ma le devo dire, abbiamo i mezzi, abbiamo le risorse, forse un po' più di convergenza di intenti, ma questo non di intenti, di sentimento, di adesione a quello che è il valore sociale delle infrastrutture, questo sì, che andrebbe quantomeno promosso, e lavoreremo anche noi in tal senso, no? Da far vedere il valore sociale, che vuol dire non soltanto il lavoro, l'occupazione, le famiglie, l'economia che gira, ma proprio come si crea una comunità, gente che vive e lavora e studia e purtroppo muore, perché quest'anno abbiamo avuto anche un incidente mortale, attorno a una comune idea di sviluppo del territorio. Come questo è una cosa che ci deve far unire e rendere ancora più efficace nella nostra opera, anche perché poi i mandati dei presidenti sono brevi, ce n'è ancora più o meno 2 anni e mezzo, quindi ci abbiamo anche questa fretta del rinnovabile eventualmente di portare dei risultati. Quindi devo dire, questo ovviamente è uno dei momenti di riflessione tecnica più convincenti che abbiamo fatto. Prossimamente faremo anche delle conferenze stampa di fine anno in cui andremo a dar conto, una delle prime sarà quella appunto su cosa sta facendo la struttura commissariale, come sono andate le crociere, quali saranno i lavori dei prossimi anni, ma l'idea è proprio di andare ancora di più a stimolare con dei verticali, quindi anzi, li sfrutteremo ancora nel momento in cui avremo dei temi magari ancora forse un po' più specifici da trattare. Quindi io mi fermerei qui, insomma, vi ringrazio della partecipazione, ringrazio voi, devo dire c'è anche molta gente che è rimasta fino all'ora del pre-aperitivo, quindi grazie.